Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video su MotoGP 18. Per la prima volta nella mia vita porto su YouTube la carriera. Sì, è proprio lei. Vabbè, adesso facciamoci, diciamo, un po' un giro nel menu. Eccolo là il nostro trust. Abbiamo ancora le notizie. Qui sono tutte le news, MotoGP, i podi, hashtag Americas GP, vabbè, le solite cose. Ci stava anche sul MotoGP 17, comunque fatto molto molto carino, tutti i nomi dei piloti, che ovviamente non sono quelli nella realtà. E poi che ci sono? Vediamo le classifiche, tutte le classifiche. Vabbè, adesso ancora devi iniziare lo riscatto, quindi siamo a zero. Quella della Moto3 ufficiale, hanno fatto penso già tre gare, infatti siamo ad Erest la Frontera, Bagnaia in prima posizione, come la realtà, e Andrea Dovizioso che regna adesso in MotoGP, dai, molto molto caruccio. Allora ragazzi, oggi andremo a concludere tutta la prima parte. Ho già fatto la Rookies Cup, siamo, diciamo, ad Erez, però voglio prima farvi vedere tutte i risultati e la classifica piloti che mano a mano avanza fino ad arrivare all'ultima tappa, che è quella di Aragon. Quindi non aspettiamo altro, andiamo. Risultati di Jerez del primo Gran Premio: Adrian Carrasco primo, Tatai e Daretti che saranno i protagonisti di questo campionato. Ed eccola qua la classifica piloti, quindi 25, 20 e 16. Secondo il Gran Premio d'Italia, fatto dalla pole position di Trasseri 73, però la gara davvero malaccio. In quarta posizione con un giro però molto più veloce degli altri. Comunque la classifica è questa: a 0 Tatai e Carrasco uguali, e noi a 16 punti ad inseguirli. Poi siamo nella terza tappa, che è quella di Assen sul Bagnato. Arriva la prima vittoria in carriera di Lorenzo Daretti in 43-9, 44-1. Poi Tatai e Carrasco sempre lì, sempre molto vicini. E quindi 65, 61 e 54 la classifica. La quarta tappa invece del campionato la vince Adrian Carrasco. Siamo al Sachsenring, secondo Honku, terzo Daretti, con giro veloce di Carrasco che è di pochissimo, qualche millesimo più basso di Daretti. Ed è la classifica: Carrasco 86 punti, a 10 Tatai, e Daretti a 70 punti, a 16 punti di svantaggio dal primo. La prossima tappa è quella di Spielberg, dove vince Carlos Tatai, spagnolo, anche Carrasco, quindi sempre loro due là davanti. Noi giro veloce, ma arriviamo in terza posizione. E la classifica è questa: 106, 101 e 85, quindi 20 punti di distacco, ragazzi. Poi la gara di Misano, ragazzi, che purtroppo non sono riuscito a registrare. E alla fine, adesso ve la dirò, arriviamo alle qualifiche di Aragon, dove Lorenzo Daretti è il più veloce, Carlos Tatai in grande difficoltà in 2-1-0, e con la Carrasco invece, Adrian Carrasco, il maschio, che è sempre lì in agguato. A Misano, ragazzi, non ho potuto fare il video, non me ne sono accorto dopo, peccato, perché sono andato a vincere alla gara di casa. E la classifica era: primo Tatai a 10 punti da noi, intanto il guidone sotto che ci parla, primo Tatai a 10 punti di vantaggio su di noi, e seconda la Carrasco a 3 punti di svantaggio da Tatai, quindi eravamo tutti e tre chiusi in 10 punti. Tatai oggi fatica, parte dietro. Questo penso sia proprio Adrian Carrasco che parte in prima fila, ci saluta. Oggi però non dobbiamo assolutamente regalartela, carissimo. Il brasiliano non lo conosciamo. E poi il prossimo mi sa che saremo proprio noi. Eccolo qui, il Trust. Nuovo casco, ragazzi, sempre usato quello dell'Italia in tutta il campionato, però adesso per l'ultima tappa del campionato abbiamo deciso di metterci tutti gialli. Ma adesso concentrazione massima, vietato fare errori, obbligatorio vincere la gara. Attenzione, attenzione, semafori rossi, si spengono i semafori e parte il Gran Premio d'Aragona. Honku parte benissimo, partenza un po' sbagliata quella di Trastevere 73, attenzione,
entriamo alla prima curva qua. Mamma mia ragazzi, perché in pratica dobbiamo spingere la frizione, perdiamo tantissime posizioni. Bellissimo è l'aggiunta della frizione che hanno messo da quest'anno, e quindi dobbiamo avere la reazione anche nell'online il più velocemente possibile per partire meglio. E ancora ci dobbiamo prendere un po' l'abitudine. Comunque incrocio di traiettorie qui, andiamo a prenderci la sesta piazza. Mamma mia. Vai, vai Trust, tutte in moto uguali. Campionato davvero bellissimo. Mamma mia. Il computer va alla grande, devo dire. Ancora sì, devo prenderci quella. Oh, dentro qua, Trastevere dentro. Mamma mia. Al cavatappino in discesa. E allora adesso riapriamo tutto, attenzione. Abbiamo un TCS spento. Penso, no, adesso l'abbiamo messo il TCS spento. Vai, 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 tiriamola tutta qui. Tata intanto lì dietro lo vediamo in undicesima posizione, quindi davvero, davvero in ritardo. Dobbiamo fare la gara su Carrasco ora, che ha 3 punti di vantaggio su di noi in classifica. E penso sia proprio lì davanti, no, 3 punti, scusate, adesso non ricordo sinceramente quanti, però sicuramente più di noi, e ci deve assolutamente arrivare dietro, se no il mondiale ce lo scordiamo. Attenzione, brivido qua, andiamo a prendere la scia, dai la scia, dai, dai che con questa in moto 3 si sente la scia. Mamma mia. Perugis, poi quando sono stato al Mugello ho anche visto qualche pilota, quindi di faccia poi li ho riconosciuti qua sul gioco. Attenzione, dentro Trastevere, però forse rincrocerà, sì, infatti così è. Davvero difficile. Dai, 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 però che la scia è nostra adesso. E andiamo a prenderci adesso noi la quarta posizione con Carrasco, che adesso è in seconda posizione. Siamo quasi arrivati lì davanti. Dai, 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 tiriamola tutta. Mettiamo l'engine brake adesso a 2. Qua ragazzi abbiamo una maggiore scorrevolezza. E dentro allora, mamma mia, siamo avvelenati. Dai Trastevere, dai, addosso che siamo arrivati all'Adrian Carrasco. Però dobbiamo assolutamente vincere. Adrian deve arrivare terzo e noi primo. Ancora qui, ancora, che rischio. Le piste sono fantastiche. Aragon anche è migliorata molto. Bella, bella, bella. Dai, dai, tiriamo tutto. Dai, dobbiamo andarcelo a portare a casa questo campionato. Non è facile, si era messa male a inizio. E adesso invece si è aperta una speranza, che però è difficilissima. Davvero ragazzi, andiamo a sfruttare tutto. Ci danno una bandiera, un warning. Attenzione a non sfruttare troppo la pista. Qui ci allunga, ci allungano i primi due. Stanno dando il tirotto. È la prima parte del circuito che noi guadagniamo. Dobbiamo fare tutto perfetto. Fidatevi ragazzi, non è facile. Sto andando a cannone, proprio come se non ci fosse un domani. Voglio questa vittoria, ma non è assolutamente facile. Andiamo a tirare qua, seconda marcia. E a lasciar scorrere. Assolutamente obbligatorio lasciar scorrere ragazzi. Se ci impuntiamo e ci fermiamo in una curva con troppo freno è finita. E adesso abbiamo la scia dietro a Carrasco. Forse riusciamo a prenderla e a mettergli le ruote davanti. Il problema poi però è arrivare alla prima posizione. Mamma mia, mamma mia. Arriviamo allo staccatone giù, dove in pratica si frena pochissimo con le moto 3. E Gassone, subito, a inizio curva, andare a richiuderla qua, mamma mia. Apriamo, no, non ci dare la penalità. No, infatti non è, non è così ragazzi. Dai, 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 dai. Trastevere terzo ora. Staccatona, la prima curva, 59,2 di Trust, che prova a dare il tutto per tutto. Qua guadagniamo, qua guadagniamo. E qui dobbiamo entrare su Carrasco. Dai, dai, prendiamo più scia, forse un pellettino di uscita. Mamma mia, dentro, punta di qua, punta di qua, dentro. E adesso Oku davanti. Ora Oku, ragazzi, o lo prendiamo, o lo prendiamo, o è finita tutto. È finito tutto, perché se concludiamo così, Carrasco è ufficialmente campione del mondo della Rookie Scappa. Attenzione, un pelino lunghi qua, no, 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 concentrati. Traiettorie perfette, lascia scorrere. Cavatappino ragazzi, dobbiamo entrare a cannone. Seconda marcia, vai, buttiamola qua. Qua perdiamo un pochettino. Mettiamola prima, ma loro hanno più uscita, non capisco il motivo. Seconda, terza. Mamma mia. Attenzione qui a non sfruttare le uscite, a non prendere il warning. Vai, vai.
È lontano però, è lontano. Cosa ci possiamo inventare, ragazzi? Prova, la staccata, finale, trust, vai dentro! Ah! Oddio! E l'abbiamo persa, l'abbiamo persa, l'abbiamo persa. Che ci... No, non si può mettere più nulla. Che fai? Grandissima gara di Honku. Lunghi pure qua, lunghi. Mettiamo una prima. Dai, dai, usciamo precisi. Oddio! Oddio che alla fine è qui. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, non ci voglio credere. Vai con la scia! Prendi la trust, ti prego! Però abbiamo fatto un'ultima curva che abbiamo dato tantissimo a Carrasco. Vai con la scia! Ci stiamo avvicinando! Ultima curva qua, ci dobbiamo buttare dentro! Abbiamo perso dentro! Mamma mia! Dentro, cuciti! 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 Mamma mia, trust! Abbiamo tutto! Dov'è? Dov'è abbiamo preso? Sì, un po' di margine! Oddio! Oddio, sì! Campione del mondo Rookies Cup! Mamma mia, ragazzi! No! No! Non ci posso credere, si è messa troppo male! Adrian Carrasco terzo? Se no, Tatai nono? Se non erro, siamo campioni del mondo? Se non erro... Trastevere, Lorenzo Doretti, 136, a 3 punti sopra, campione del mondo Rookies Cup. Sì! Mamma mia, ragazzi, mamma. Sono dovuto un attimo riprendere, ragazzi. Bella, bello, bel campionato, mi sono divertito tanto, davvero. E calcolando che il computer è davvero molto, molto veloce. E così era anche negli anni scorsi, perché comunque nelle categorie un po' più basse, no? Si equivale un pochettino. Dai, trust. Però calcolando che abbiamo tutti le stesse moto, il rookies, e spingendo forte più di mezzo secondo è difficile dargli. Proprio forte forte. Quindi non è male. Il livello è alto. Soltanto in alcune curve, tipo il Mugello, è riuscito a dare 6-7 decimi. Dai, dai. Quindi sono contento. Prossimo video, ragazzi, su Moto 3. Iniziamo la carriera lì con una nuova moto. Sicuramente ci chiamerà un nuovo team. Il nostro 58, felicissimo di avercelo. E dai. Assolutamente, ragazzi, non mancate alla prossima. Spero vi sia piaciuto il video. Mettete mi piace, iniziate a seguirmi, ragazzi. Un abbraccio grande e al prossimo campionato in Moto3. Ciao!